Tre punti dal sapore di salvezza per il Chieti. La vittoria 1-0 a Fossombrone avvicina i neroverdi al traguardo della permanenza in categoria, rilanciando allo stesso tempo ambizioni playoff. Contro la Forsempronese arriva la seconda vittoria del 2024 che bissa il successo di domenica scorsa col Vasto Girardi. Decide una rete nella ripresa di Stefano Salvatore. Partita subito carica di emozioni. Al primo affondo il Chieti protesta per un calcio di rigore non assegnato per atterramento in area di Sueva, che con i tempi giusti aveva scardinato la difesa di casa. Framba di Torino fa giocare. L'azione porta poi il Chieti ad usufruire di un calcio piazzato da zona defilata. Il sinistro velenoso di Castellano dà solo l'illusione del gol. La risposta sempre dagli sviluppi di calcio da fermo. Rovinelli, dopo la sponda di Germinale, chiama da due passi Serra alla risposta di puro istinto. Gara fisica giocata soprattutto a centrocampo. Per rivedere un'azione degna di nota bisogna però attendere la mezz'ora. Germinale col destro, una sorta di tiro cross dove non arriva dalla parte opposta Fagotti. Poco più tardi Luiso è costretto ad effettuare la prima sostituzione. La Ziz prova a stringere i denti ma è costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver messo male la caviglia a terra. Al suo posto in campo Esposito, neroverdi che comunque chiudono in proiezione offensiva la prima frazione di gioco. Salvatore ancora molto bene tra le linee, viene steso al limite dell'area ma come ad inizio gara l'arbitro fa giocare. Ad inizio dei secondi 45 minuti Fall prova a seminare il panico superando una selva di gambe, la conclusione però meriterebbe più sorte. La solidità difensiva del Fosso, seconda migliore difesa del campionato, si conferma anche ad inizio ripresa, ma il Castello eretto dinanzi a Marcantonini crolla al 26esimo. Alessandro Gatto lancia Fall in campo aperto, il cross del numero 91 è perfetto per il terzo tempo, coi tempi giusti di Stefano Salvatore che di testa beffa il portiere sul palo lontano. Quinto gol in campionato per lui che bissa quello dell'andata. Nei 5 di recupero il Chieti dimostra anche di saper soffrire concedendo poco o nulla. Al 48esimo Conti spara alle stelle da posizione favorevole. Il centrocampista vorrebbe il corner. Non è dello stesso avviso il direttore di gara che spedisce il numero 8 negli spogliatoi per protesta. All'ultimo respiro tocca a Serra salire sugli scudi fermando Casolla sul più bello. Dopo il triplice fischio finale è ancora una volta l'abbraccio del gruppo a sottolineare la compattezza di una squadra che sembra uscita in modo definitivo dalla crisi di inizio anno. Dopo la vittoria di domenica, dove abbiamo fatto un'altra ottima prestazione a livello di carattere, oggi quello ci siamo detti, dare continuità a quella vittoria, sennò siamo sempre lì, non facciamo quel step che si deve fare. Però sono contento perché hanno fatto veramente una partita maschia, voluta. E sono contento per loro perché ho chiesto veramente una continuità. Si stanno impegnando, si stanno allenando bene e dopo aver toccato il fondo, perché questi ragazzi hanno toccato il fondo e ci sono capitato io proprio a toccare il fondo con la sconfitta a Fano, dove io ero arrivato dopo 3 giorni, lei si è toccato il fondo, forse ho toccato le corde giuste, gli ho fatto capire che non si può perdere così, siamo il Chieti, dobbiamo onorare la maglia. Io penso che veramente sono strafelice per loro perché si stanno impegnando. Io sono 17-18 giorni sono arrivato, c'è stato sempre il massimo impegno. Pure quando abbiamo perso 5-1, li ho visti motivati e attenti, però poi siamo incappati in una giornata, forse ci hanno fatto 5 tiri in porta, 5 gol. Va bene così. Problemi, venivi da 8-9 partite che non riuscivi a vincere, c'era nella testa dei calciatori subentra chissà cosa, e poi come ben vedete appena facciamo gol sembra che diventano tranquilli, giocano più pallone, forse dobbiamo migliorare nella gestione del pallone perché noi siamo bravi, ho detto a Castellana che deve chiedere di più la palla, dobbiamo giocare meglio tecnicamente. Però questa oggi per fatta la partita pazzesca, vinto una partita veramente importantissima su un campo difficilissimo. Adesso gli obiettivi, niente, noi quando sono arrivato io vi vedevo un po' preoccupati per quanto riguardava la zona sotto, sì, c'era preoccupazione perché poi ma io guardo avanti perché bisogna guardare sempre avanti, però l'unica cosa che io posso dire è che io da 18 giorni, e vi giuro, non dico bugie, ho visto i ragazzi ogni giorno sudare. Penso che abbiamo fatto la più bella partita dell'anno, una partita che dispiace perché non meritavamo assolutamente di perderla, anzi pareggiarla era già stretto e invece l'abbiamo persa.
quindi sulla prestazione non possiamo dire niente, abbiamo giocato dal primo al 95esimo cercando di vincerla, abbiamo creato tante occasioni da gol, alcune importanti, e ci è mancato quello. E poi chiaramente quando lasci anche un niente, che era un contropiede a giocatori bravi, perché Falla ha fatto una grandissima cosa e abbiamo beccato il gol, insomma. Quindi dispiace averla persa, perché ripeto, non credo di dire una stupidaggine se il pareggio ci andava stretto. Più cattiveria nel fare gol, le occasioni ne abbiamo avute tante, anche in mischia, anche la clamorosa prima di Rovinelli. Poi è chiaro che quando cerchi di spingere così tanto degli spazi li lasci, però e qualcosa devi concedere. Però quello che dispiace è le occasioni che abbiamo creato e che non abbiamo capitalizzato. Sì, un momento delicato, molto delicato, perché stiamo spingendo dall'inizio con giocatori che anche oggi hanno giocato che non dovevano giocare. Rovinelli non si è mai allenato, mai, questa settimana, neanche ieri, e oggi dobbiamo solo ringraziarlo che ha fatto 90 minuti. Però ci sta, in questo momento è il momento di stringersi tutti e tirar fuori tutto quello che abbiamo, e poi alla fine vedremo dove arriviamo. Chiaro che, ripeto, oggi usciamo molto molto rammaricati.